Buongiorno a tutti. Buongiorno, mentre entrate in aula, allora vi do il benvenuto a questo penultimo appuntamento del ciclo di webinar organizzati dall'azione dedicata ai social nell'ambito del progetto Riformattiva. Mi sentite, mi vedete bene? Magari se mi date conferma in chat. Allora, in questo appuntamento torniamo a parlare di aspetti giuridici legati ai social. In particolare, dopo aver parlato, insomma, nei precedenti incontri di privacy, oggi ci occuperemo di diritto d'autore. Ci introdurrà in questa tematica, saranno due i relatori docenti di questo webinar e avremo con noi Francesco Paolo Micozzi e Giovanni Battista Gallus, entrambi avvocati, che ci appunto faranno questo approfondimento e esamineranno ecco, tutti gli aspetti legati al diritto d'autore e alla gestione dei contenuti online nell'ambito dei social. Quindi parleremo anche di licenze d'uso e dei termini delle varie piattaforme. Io a questo punto vi ricordo sempre che nella pagina da cui vi siete iscritti potrete poi scaricare la registrazione di questo webinar, nonché le slide utilizzate dai relatori. Dunque, mentre entrate, vedo che state entrando numerosi, comincio a dare la parola a Francesco Paolo Micozzi, all'avvocato Francesco Paolo Micozzi, a cui chiedo di attivare la webcam e il microfono. E a tutti quanti, buon webinar. Non vedo che non sta ancora entrando. Vedo che c'è forse qualche problema. E avvocato Micozzi può aprire webcam e microfono? Non la sentiamo e non la vediamo. Probabilmente c'è qualche problema tecnico. Mentre aspettiamo, diciamo, che faccia accesso, io approfitto per ricordarvi che questo è il penultimo appuntamento di questi webinar organizzati dall'azione di Riformattiva. L'ultimo appuntamento si terrà non di mercoledì come di consueto, diciamo, come abbiamo fatto per tutti questi precedenti appuntamenti, ma si terrà giovedì 17 e parleremo nel webinar con il dottor Talamo di trasparenza ed uso dei social. Nel frattempo vi ricordo che potrete usare anche la chat in cui state scrivendo per porre domande ai relatori. Qualora i relatori non riuscissero ad evadere tutte le domande, li sottoporremo e pubblicheremo le risposte come di consueto nell'area di lavoro comune, nella ALC pubblicata all'interno del network OT11-OT2. Se qualcuno di voi ancora non l'avesse fatto e volesse comunque trovare degli approfondimenti o leggere le domande anche dei precedenti webinar all'interno dell'area di lavoro, può iscriversi al gruppo. Appunto dedicato ai social e trova le iscrizioni e le modalità di iscrizione pubblicate sempre sulla pagina di Eventi PA da cui vi siete iscritti. Non continuo a non vedere l'indirizzo dell'area di lavoro. Allora, nella pagina di Eventi PA trovate sia le istruzioni che il link e dovrete passare sempre con l'autenticazione tramite DFPout e iscrivervi dentro l'area di riformattiva e poi al gruppo dedicato ai social. Comunque trovate tutte quante le iscrizioni pubblicate nella pagina di Eventi, assieme, diciamo, alla registrazione. Ecco, vedo che ecco l'avvocato Micozzi, a cui lascio la parola e auguro a tutti un buon webinar. Grazie a tutti, non so se mi sentite, sono in compagnia del collega Giovanni Battista Gallus, siamo qua in combinato disposto, come si dice in ambito giuridico. Abbiamo qualche piccolo problema con la piattaforma che non mi fa uscire con l'audio del computer, quindi mentre parlo io e mentre ho le cuffie io, il collega non sente quello che succede, ma tanto comunque adesso la parola la avremmo noi, quindi ci regoliamo in questo modo. Lascio al limite un attimo la parola a lui, così fa i saluti anche lui e si presenta, dopodiché riprendo io la presentazione.
Bene, buongiorno a tutte e tutti, è veramente un piacere parlare di questo tema particolarmente stimolante assieme al collega e amico Francesco Palomi Cozzi, per cui io direi che possiamo direttamente iniziare questa presentazione. Nelle slide abbiamo anche messo le nostre varie attività, direi che possiamo tranquillamente prescindere, anche perché diciamo, Google ci aiuta per trovare le competenze di entrambi, quindi cedo la parola al collega Micozzi per l'inizio della nostra relazione. Allora, ecco, lo scambio di cuffie nella, in perfetta regola, che ovviamente qua il distanziamento con il collega è come se fossimo Congiunti. congiunti, quindi non abbiamo problemi da questo tipo, punto di vista. Allora, andiamo molto velocemente, abbiamo deciso di saltare le presentazioni e andiamo direttamente al cuore del problema. Una brevissima panoramica, dopo la quale passerò di nuovo la parola al collega amico Giovanni Battista Gallus, e quindi una premessa storica sull'argomento diritto d'autore, per poi andare a concentrarci su quello che è il tema centrale di questo incontro odierno. Allora, per quanto riguarda il diritto d'autore in generale, diciamo che il diritto d'autore è un qualcosa di cui non si sentiva, da un punto di vista del giusnaturalismo, uno stringente bisogno. Il diritto d'autore è un diritto che nasce relativamente di recente. Se voi pensate che all'epoca, nel Medioevo, all'epoca dei miniatori, ogni opera, ogni copia di un testo, normalmente Bibbia o altri testi sacri, ogni copia rappresentava, aveva un valore che la caratterizzava a seconda della bravura del miniatore. E tanto è vero che il diritto d'autore non era sentito, ricorderete tutti il nome della rosa, dove, tratto dal libro di Umberto Eco, dove, o meglio, ricorderete il libro di Umberto Eco, Il nome della rosa, da cui è stato tratto pure un film in cui si parla di libri posti all'indice, tanto è vero che una delle prime licenze di diritto d'autore, che è stato ritrovato in un manoscritto del XIII secolo, era una maledizione. Quindi diciamo che nel diritto romano il diritto d'autore era un qualcosa di sconosciuto. Si inizia a parlare di diritto d'autore, tra virgolette, non in senso proprio, ma in senso collegato al periodo storico, quando Gutenberg inventa la stampa a caratteri mobili, quindi quando diventa molto più semplice fare delle copie di testi, e quindi da questo punto di vista l'interesse di chi aveva un sistema di caratteri di stampa a caratteri mobili, l'interesse era quello di avere un qualche beneficio economico dall'investimento fatto. L'investimento era appunto quello di acquistare un sistema di stampa a caratteri mobili. Oggi noi tutti possiamo acquistare una stampante a poche decine di euro. Allora diciamo che non era così semplice avere un sistema di stampa e quindi richiedeva grossi investimenti. Tanto è vero che il primo, diciamo così, il germe del diritto d'autore in Italia lo abbiamo quando nel 1469 si introduce a Venezia il sistema dei privilegi di stampa. Che cosa significa? Diciamo che è più simile al nostro brevetto che al diritto d'autore, nel senso che vi era una sorta di privilegio, una concessione data a Giovanni da Spira, che aveva fatto degli investimenti per introdurre a Venezia il sistema di stampa a caratteri mobili, e gli viene concesso il privilegio in base al quale solo lui è autorizzato a fare delle copie con un sistema di stampa a caratteri mobili. La sanzione per tutti gli altri che do avessero dovuto utilizzare un sistema analogo sarebbe stata quella della sarebbero state diciamo incendiate tutte le copie
abusive, nel senso non stampate da Giovanni da Spira. Arriviamo poi con lo statuto della regina di Anna nel 1709 ad avere un po' un sistema per diciamo, per appianare, per sedare una battaglia tra librai inglesi e librai scozzesi in cui abbiamo i primi germi del diritto d'autore, per poi arrivare nel 1896, 1886 alla cosiddetta Convenzione di Berna che secondo diciamo così, secondo il mito della Convenzione di Berna, sarebbe stata propugnata proprio da Victor Hugo, che vedete in questa foto, e questo sistema della Convenzione di Berna, diciamo che è il sistema sulla base del quale poi si è radicato, trova le radici il nostro attuale sistema di protezione del diritto d'autore, che troviamo nella legge 633 del 1941, che ha subito nel corso degli anni tutta una serie di modifiche, tra cui non da ultimo quella nel 1991, che ha consentito di tutelare anche software e banche dati come se fossero delle opere, altre opere di ingegno di carattere creativo, della musica, delle arti figurative, dell'architettura, eccetera. Quindi l'oggetto della protezione è che cosa? Un qualcosa, un'idea creativa, l'espressione di un'idea creativa. Quindi non è la tutela dell'idea in sé ad essere tutelata, ma il modo in cui quella idea si esprime. Quindi, se noi avessimo una protezione molto più a monte a livello dell'idea, nessuno, ad esempio, potrebbe dipingere dopo, ipotizziamo, Van Gogh che dipinge una stanza con un letto e con una sedia, nessuno potrebbe reinterpretare o disegnare o fotografare altre stanze con un letto all'interno e con una sedia, eccetera, eccetera. Quindi è tutelata il modo, l'espressione creativa di una idea umana. Quindi abbiamo già un carattere, quello della creatività, che per essere tutelabile deve avere anche un certo margine di originalità. Quindi vedremo che la foto della Torre di Pisa, dove noi reggiamo la Torre di Pisa, non è un qualcosa che ovviamente può essere degno di tutela secondo le norme del diritto d'autore, ma abbiamo un'altra caratteristica, un altro richiamo è la tutela della creatività umana. Vi dico della creatività umana e faccio riferimento a quella foto del Macacus borneus che vedete sulla destra, perché negli Stati Uniti c'è stata una disputa interessante che è arrivata fino alla Suprema Corte degli Stati Uniti, in cui un'associazione a tutela degli animali e il titolare della macchina fotografica utilizzata per fare questo selfie animale pretendevano di avere i diritti su quelle immagini. Sono delle immagini che hanno fatto il giro del mondo, sono diventate famosissime. Praticamente cosa è successo? Un fotografo, mentre si trovava nella giungla, lascia un attimo incustodita la sua macchina fotografica, che viene trovata da questo simpaticissimo macaco che inizia a spararsi dei selfie. Quindi evidentemente la moda dei selfie è arrivata anche al mondo animale. C'è stato questo spillover anche della moda dei selfie. Ma a parte questo, quindi ovviamente la Corte Suprema degli Stati Uniti cosa ha detto? Che le norme sul diritto d'autore tutelano la creatività umana, quindi da questo punto di vista quell'immagine scattata dal macaco non è tutelata dalle norme sul diritto d'autore. Consideriamo anche che le nostre norme sul diritto d'autore sono differenti da quelle dei paesi anglosassoni e quindi anche degli Stati Uniti, e quindi noi differenziamo tra copyright e diritto d'autore proprio perché le basi normative sono radicalmente diverse. Vi dicevo, tra le opere tutelate dal diritto d'autore abbiamo anche i programmi per elaboratore e le banche dati.
Consideriamo un'altra cosa, che le norme sul diritto d'autore, o meglio la nostra legge 633 del 1941, tutela anche espressioni della creatività umana che non raggiungono il livello necessario appunto di creatività per consentirgli, per attribuirgli quella tutela come delle norme sul diritto d'autore. E quindi la stessa legge sul diritto d'autore disciplina anche un qualcosa che è simile, appare quasi essere una tutela di diritto d'autore, ma che in realtà non lo è, questi sono normalmente chiamati diritti sui generis, cioè un tipo di tutela differenziata per banche dati, ad esempio, fotografie o qualsiasi altra opera dell'ingegno che non abbia quel carattere di creatività, ma che comunque, secondo il nostro legislatore, meriti un certo livello di protezione. Andando avanti, quindi, premesso che l'articolo 11 della legge sul diritto d'autore prevede che alle amministrazioni dello Stato, alle province e ai comuni, per quello che vi può interessare, spetta un diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese, dobbiamo considerare un altro aspetto del diritto d'autore. Quando nasce? Non c'è un momento essenziale, o non c'è un qualche formalismo che, sulla base del quale si possa dire, ecco, in questo momento è nato il diritto d'autore. Il diritto d'autore nasce, ecco, è un titolo di acquisto, è un titolo originario di un acquisto di un diritto, cioè nasce nel momento stesso della creazione dell'opera che abbia determinati caratteri di creatività. Nel momento in cui sorga un dubbio sul fatto che una determinata opera possa o non possa essere tutelata come norma, come opera dell'ingegno, dalle norme sul diritto d'autore, normalmente viene deciso in sede giudiziale, quindi di fronte al tribunale in giudizio normalmente. Andiamo avanti, poi eventualmente riprenderemo altri aspetti perché cerchiamo di concentrarci sull'argomento della giornata. Il diritto d'autore dura per 70 anni, sino al 70° anno solare dopo la morte dell'autore. Altra cosa interessante è che dopo il 70° anno quest'opera entra nel cosiddetto pubblico dominio, quindi non vi è più quel tipo di tutela delle norme sul diritto d'autore. Il diritto d'autore che in Italia si differenzia tra diritto d'autore morale e diritto d'autore patrimoniale. Il diritto d'autore patrimoniale è quello tipico anche del copyright. Il diritto morale è, ad esempio, il diritto a essere riconosciuto, il diritto alla paternità sull'opera è un diritto morale d'autore. Il diritto di opporsi, pur dopo aver ceduto tutti i diritti di utilizzazione economica sull'opera, a opporsi a determinate mutilazioni o deformazioni che possano comportare anche degli svantaggi dal punto di vista dell'onore dello stesso autore. Vedete, nel diritto morale rientrano il diritto alla paternità, il diritto di opporsi a qualsiasi modifica che possa arrecare un pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore, o il diritto a rivelarsi nel caso in cui l'autore sia anonimo o pseudonimo. Consideriamo che il diritto morale d'autore, a differenza del diritto patrimoniale d'autore, è un diritto indisponibile, è un diritto fa parte dei diritti della personalità dell'autore, quindi non potrà formare oggetto di licenza nelle eventuali licenze o nei contratti con il quale si disponga del diritto patrimoniale d'autore, rientrano solamente appunto i diritti patrimoniali d'autore, non anche il diritto morale d'autore. Il diritto d'autore che cosa consente? Consente nel momento stesso della creazione dell'opera in una tutela a 360 gradi sull'opera e quindi in ipotesi l'autore ha diritto esclusivo di pubblicare l'opera, di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, di consentirne delle modifiche, di consentire delle traduzioni, delle edizioni, delle riedizioni, eccetera, eccetera. In sostanza, la tutela offerta dal diritto d'autore è sostanzialmente una specie, una sorta di diamante con tante sfaccettature. E io, nella mia licenza, potrò decidere di
disciplinare uno più o tutti gli aspetti di queste sfaccettature di questo diamante, di questa tutela a 360 gradi. E quindi in ipotesi potrei decidere di concedere con un contratto di edizione in lingua inglese, di cedere i diritti patrimoniali a un determinato editore e con invece un altro contratto cedere il diritto, di edizione in lingua italiana a un altro editore. Oppure potrei cedere tutti i diritti patrimoniali su quella determinata opera a un unico editore che poi potrà decidere a sua volta di, consentire ad altri soggetti di fare delle modifiche e quindi gestire in questo modo il diritto d'autore. Come vedete qua, tra i diritti patrimoniali d'autore abbiamo il diritto a pubblicare l'opera, a utilizzare economicamente l'opera, riprodurla, modificarla, trascriverla, eseguirla, rappresentarla, comunicarla al pubblico, distribuirla, tradurla, elaborarla, noleggiarla, eccetera, eccetera. Sono tante le sfaccettature del diamante del diritto d'autore. Come si gestisce il diritto d'autore? Con quelle che normalmente vengono chiamate licenze, che possono essere licenze volontarie o contrattuali, oppure licenze imposte, tra virgolette, è improprio dire licenze di legge, sono sostanzialmente una regolamentazione per legge dei diritti d'autore su una determinata opera. E quindi licenza deriva dal latino licere, essere permesso, consentire un qualcosa su un determinato oggetto. Cioè io con un contratto di licenza ti consento, ad esempio, poi i vari contratti sul diritto d'autore hanno nomi diversi a seconda di ciò che io concedo, e quindi se concedo la possibilità di stampare delle copie di un libro, normalmente quel contratto si chiamerà contratto di edizione, però pur sempre, di licenze, si tratta. Le licenze volontarie richiedono comunque la possibilità, la necessità di essere provati per iscritti e attraverso una licenza, appunto, io vi dicevo, posso cedere determinati diritti. In alcuni casi, però, il nostro legislatore interviene prima delle parti a disciplinare il, tra virgolette, diritto d'autore su una determinata opera. Se voi prendete ad esempio l'articolo 7 del decreto trasparenza, decreto legislativo 33 del 2013, troverete che è lo stesso legislatore ad aver disciplinato le modalità di utilizzo dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente. Ovviamente ciascuno può decidere quale licenza applicare, in che modo disciplinare l'accessione di tutti o di parte dei suoi diritti d'autore patrimoniali. Tuttavia non è detto che tutti abbiano delle competenze giuridiche da questo punto di vista e allora su questo aspetto ci vengono in soccorso dei sistemi come quelli offerti dalle licenze Creative Commons che ci consentono di sfruttare una licenza già scritta da qualcuno che ha una grande esperienza, di utilizzare delle licenze, dei termini che sono ampiamente conosciuti perché utilizzati su diversi oggetti e quindi nel momento in cui io decido di applicare una licenza di questo tipo quelle Creative Commons, a una mia opera, non sto cedendo alla società o all'associazione Creative Commons i miei diritti, ma sto disciplinando secondo quelle regole di quelle licenze messe a disposizione dalla Creative Commons dei diritti che comunque Ci sono delle domande, non so se vogliamo. restano miei. Non so se le domande le riprendiamo alla fine, probabilmente è meglio riprenderle alla fine. Nel caso in cui un ente pubblico abbia copiato intere parti scritte o parti di struttura, vediamole alla fine, perché magari nel proseguo dell'argomentazione, copriremo anche determinate domande. Quindi, facciamo come le scorse puntate, riprendiamo alla fine le domande. Vi dicevo, queste licenze Creative Commons hanno una particolarità, nascono diciamo in un ambiente della cosiddetta openness, dell'apertura che scaturisce intorno ai primi anni 80,
con le licenze GNU/GPL per il software libero. Sono gli anni di apertura, di condivisione, si cercano degli strumenti giuridici per consentire la trasmissione di determinati diritti sulle opere in modo semplificato. E le licenze Creative Commons hanno determinate caratteristiche, cioè abbiamo delle licenze a tre livelli. Il primo livello è il codice tipico delle licenze, le licenze in legalese, quello che normalmente diciamo di aver letto e compreso, ma non abbiamo nemmeno letto. Il secondo livello invece è comprensibile agli esseri umani e sono i Commons Deed, cioè questi bollini che ci rendono immediato comprendere cosa noi possiamo fare su quelle determinate opere. E poi abbiamo un ulteriore livello, in un'unica licenza, che è, diciamo, leggibile in automatico dalle macchine, o pensate ai motori di ricerca. I motori di ricerca sanno individuare subito la licenza perché attraverso questo terzo livello di licenza che è leggibile dalle macchine, si riescono a individuare i contenuti che abbiano quella determinata disciplina. Quindi abbiamo varie licenze tra le quali scegliere poi eventualmente da applicare ai nostri contenuti. Ci sono anche delle licenze per gli open data nella pubblica amministrazione. Ad esempio, una licenza è stata creata proprio dal Formez, l'Italian Open Data License, e ci sono altre licenze che possono essere applicati agli open data nella pubblica amministrazione, e vedremo che gli open data hanno un ruolo particolarmente importante nella nostra pubblica amministrazione. Io lascerei a questo punto la parola al collega per la prosecuzione, poi ci rivedremo verso la fine della puntata. Eccoci, allora facciamo il cambio delle cuffie e il cambio della posizione, scusate, ma i problemi tecnici si risolvono anche con un po' di inventiva, semplicemente facendo cambio nella stessa postazione. Allora, prima di affrontare la parte relativa alle licenze di legge, volevo fare giusto due riflessioni velocissime su alcune parti che ha già trattato il collega. Primo punto, può capitare molto spesso che nelle pubbliche amministrazioni le opere vengano create, anzi sono create certamente dai dipendenti. E allora, che cosa succede nel caso dell'opera creata dai dipendenti? Se un software c'è la norma, questo è molto raro, c'è la norma che mi dice che la titolarità viene attribuita all'ente, la titolarità dei diritti patrimoniali, non dei diritti morali. Ma questa norma viene interpretata dalla giurisprudenza in maniera estensiva a coprire tutte le opere dell'ingegno. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se per esempio il responsabile dell'ufficio stampa o l'addetto stampa o anche un dipendente pubblico che fa delle riprese, il diritto di utilizzazione patrimoniale di quelle riprese, se sono fatte in occasione del rapporto di lavoro, spetta all'ente. Quindi chiariamo questo punto perché è decisamente importante. E conseguentemente tutti i diritti che sono stati espressi prima dal collega sono negoziabili dall'ente, negoziabili singolarmente o in maniera complessiva. E questo vale naturalmente anche per i collaboratori esterni, nel senso che in generale dipende dal contratto, ma comunque bisogna essere chiari per individuare a chi spettino i diritti, e questo è un punto che va sempre negoziato. Non ci si può basare sull'articolo 11 della legge sul diritto d'autore che sottolineavamo prima. Allora, continuiamo parlando delle licenze di legge, cioè dei casi in cui è la legge che mi dice come un'opera debba circolare. E allora, in ordine alle licenze di legge, vedremo poi una serie di
di esempi legati, per esempio, uno l'ha già detto il collega, legato a quello che viene pubblicato nella sezione amministrazione trasparente, ma in particolare la licenza primaria dal punto di vista dei dati e dei documenti. Attenzione, la norma parla di dati e documenti, non di opere dell'ingegno, è il cosiddetto open data by default, cioè l'articolo 52 del codice amministrazione digitale, che mi dice, in estrema sintesi, scusate la banalizzazione, che tutti i dati e documenti che io pubblico sui siti, quindi l'azione della pubblicazione è anche un effetto in ordine alla circolazione dei contenuti, sono da intendersi come dati di tipo aperto, quindi incide direttamente sul regime di circolazione. Ripeto, parla di dati e documenti, non di opere, quindi sulle opere in realtà bisognerà stabilire chiaramente come circolano, eventualmente se l'ente è titolare di diritti di utilizzazione. Potrà chiaramente rilasciarle anche con una licenza libera, come tante amministrazioni fanno. Ci sono una serie di utilizzazioni che sono libere. Perché? Perché il diritto d'autore funziona, come diceva prima il collega, come sintetizzava prima il collega, in maniera tale che tutto ciò che non è espressamente permesso e vietato, salve queste eccezioni e limitazioni. E allora andiamo a vedere quali sono queste eccezioni e limitazioni. Intanto, qualche tempo fa è stato introdotto l'articolo 70,1 bis, che parla di libere utilizzazioni legate alla rete internet di immagini e musiche a bassa risoluzione e degradate. Però che cosa dovesse essere bassa risoluzione, cosa dovesse essere degradato, lo doveva dire un decreto del Ministro dei Beni e Attività Culturali che, nonostante siano passati oltre 10 anni, non è stato emanato. Quindi questa norma, diciamo, è stata accolta con notevole favore, ma è rimasta un po', francamente, lettera morta. L'altro punto, e così magari rispondiamo anche a una domanda che è arrivata nella chat, è il pubblico dominio. Tutte le opere per cui sono passati oltre 70 anni dalla morte dell'autore sono entrate in pubblico dominio. Shakespeare o Braccio di Ferro? Braccio di Ferro è in pubblico dominio. Io posso utilizzare i cartoni di Braccio di Ferro una volta decorsi i 70 anni dalla morte dell'autore. Tra l'altro, i maligni dicono che la durata del copyright negli Stati Uniti è legata in particolare alla scadenza dei diritti su Topolino, e quindi si parla di Mickey Mouse Act tutte le volte in cui viene allungata la durata dei diritti d'autore proprio per proteggere Topolino. Immaginate cosa succederà nel momento in cui Topolino diventi di pubblico dominio. Io posso utilizzare liberamente le opere di pubblico dominio, quindi quelle per cui i diritti d'autore sono scaduti, Shakespeare, eccetera, eccetera. Attenzione però, poi ci torneremo quando parleremo di miti e leggende, che devo tener conto anche degli altri diritti, dei cosiddetti diritti connessi, e in particolare dei diritti degli artisti, degli interpreti e degli esecutori. Pensiamo alle musiche. Io trovo una musica di Beethoven che mi piace, la voglio utilizzare all'interno, per esempio, in un ente pubblico, come colonna sonora di un video che voglio inserire sul sito, e così via. Benissimo, Beethoven è certamente in libero dominio, in pubblico dominio, ma dobbiamo tener conto i diritti degli artisti, interpreti e esecutori, che hanno un termine diverso, che è di 50 anni, e che in realtà vanno assolutamente valutati, perché magari se quella sonata è stata registrata in un periodo in cui è ancora valido il diritto degli artisti e degli interpreti, allora io non posso usarla liberamente. Posso farlo se è decorso anche il termine per quel diritto. E ancora, caso molto frequente, gli articoli di attualità in teoria sono liberamente riproducibili, però se la riproduzione non è espressamente riservata, ce lo dice l'articolo 65 della legge sul diritto d'autore. E ahimè,
Tutti, ormai da tempo, tutti o quasi tutti gli articoli recano l'addizione, l'avrete notato, riproduzione riservata, sia sul cartaceo che sull'online. Quindi l'articolo 65, salvi i limiti delle rassegne stampa che per ragioni di brevità non abbiamo inserito, ma che sono espressamente regolati sia dalla Convenzione di Berna che dalla legge sul diritto d'autore, dicevo, salvi i limiti delle rassegne stampa, sostanzialmente noi non li possiamo riprodurre o copiare, per esempio, da un sito all'altro, anche se c'è l'articolo 65 della legge sul diritto d'autore. Abbiamo detto prima, ve ne ha già parlato il collega dell'articolo 7 del decreto trasparenza, che mi dice come possono essere utilizzati documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, che hanno una licenza di legge, come diceva prima correttamente il collega, che è legata però al formato, non tanto al contenuto, quindi è legata semplicemente al fatto che queste informazioni sono rilasciate, sono pubblicate in un formato di tipo aperto, mentre i dati di tipo aperto sono quelli regolati dall'articolo 52 del codice dell'amministrazione digitale. In ordine, attenzione, questo, usciamo un attimo dall'ambito del diritto d'autore per fare un'incursione velocissima sul trattamento di dati personali, perché è sempre importante sottolineare che per quanto riguarda i dati personali la norma che parla di dati di tipo aperto non si applica, nel senso che quando ci sono dati personali questi devono sempre rispettare il principio di finalità, quindi possono essere utilizzati non a qualsiasi fine come i dati di tipo aperto, ma come dati, per le stesse finalità per cui sono stati raccolti o per finalità non incompatibili. Chiudiamo la parentesi in tema di dati personali per tornare, scusate, l'ho anticipato prima, all'articolo 52 del codice dell'amministrazione digitale, perché l'articolo 52 va tenuto presente in quanto è la norma che regola tutti gli aspetti legati a ciò che io pubblico sul sito come dati o come documenti, indipendentemente dal fatto che siano, ovviamente questo riguarda le opere, non stiamo parlando di opere dell'ingegno di carattere creativo, parla di dati e di documenti, però è molto importante perché mi dice che sono rilasciati come dati di tipo aperto, salvo appunto i dati personali. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui io trovo dei documenti sui siti dell'ente, dei dati sul sito dell'ente che sono non hanno indicato una licenza espressa, io li posso utilizzare e riutilizzare per qualsiasi finalità sulla base della definizione di dati di tipo aperto che vedremo nella slide successiva. E questo è un punto abbastanza rilevante, naturalmente, sia come conseguenze della pubblicazione, sia anche da tenere presente laddove si voglia attribuire imprimere una diversa circolazione a dati e documenti. Attenzione che, ripeto, è discutibile, questa è una mia opinione, però è certamente discutibile che si applichi alle opere dell'ingegno, non solo perché parla di dati e documenti, ma anche perché le opere hanno un regime particolare. Però attenzione a non creare confusioni, quindi a non far ritenere che un determinato, se io pubblico sul sito un video è un documento, sì, è un documento, o un estratto di un libro, non creare confusione che adesso si applichi la licenza dell'articolo 52,2 del codice dell'amministrazione digitale. Quindi dovrò indicare espressamente la tipologia e le modalità di circolazione dell'opera. Se lo voglio rilasciare con una licenza permissiva, magari ne ho i diritti, posso utilizzare le licenze Creative Commons che abbiamo menzionato in precedenza. Per chiarire cosa si intenda per formato di tipo aperto, per dati di tipo aperto, vedete nella slide quelle che sono le dizioni del codice di amministrazione digitale. Ecco, nella nostra chiacchierata noi spaziamo un po', ma è necessario perché bisogna essere interdisciplinari tra la disciplina del diritto d'autore, tra virgolette, puro, quindi
la legge 633 del 41 e altre fonti normative come il codice dell'amministrazione digitale. Ecco, il formato di tipo aperto non incide sul contenuto perché il formato è legato solo al contenitore e quindi io posso avere un'opera protetta a tutti gli effetti a cui si applica comunque la protezione integrale del diritto d'autore, ma la rilascio come formato di dati reso pubblico. Banalmente, io prendo una pubblicazione protetta dal diritto d'autore, un libro, e lo pubblico in PDF. Il PDF è un formato aperto, rientra nella definizione del codice di amministrazione digitale, ma non modifica il regime di circolazione. Invece, per quanto riguarda i dati di tipo aperto, vedete i requisiti indicati sempre dal codice di amministrazione digitale, e in particolare importante sottolineare per quello che ci riguarda qui, che sono disponibili secondo una licenza che ne consente l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali. Quindi abbiamo un qualcosa che è simile alla licenza più simile alla licenza CC0, cioè sostanzialmente quasi il pubblico dominio, rispetto che alla licenza CC BY del Creative Commons, che prevede almeno la attribuzione della provenienza. Quindi abbiamo, quando parliamo di dati di tipo aperto, al di là degli altri requisiti che diciamo sono meno rilevanti per l'argomento che trattiamo oggi, dobbiamo tenere presente questo aspetto normativo di assoluta apertura e riutilizzabilità anche per qualunque fine, anche per finalità commerciali. Allora, due cenni sulle banche dati. Perché? Perché anche le banche dati sono protette sia dal diritto d'autore che dai diritti connessi. Allora, le banche dati sono appunto, lo dice la norma, sono le raccolte di opere che sono sistematicamente disposte, che sono accessibili mediante mezzi elettronici. Le banche dati sono fondamentali, ne troviamo, le usiamo tutti i giorni, anzi in realtà l'infrastruttura informatica delle pubbliche amministrazioni è basata ormai sempre più su database, su banche dati e non tanto su singoli monolitici documenti, e il punto fondamentale è che questa tutela delle banche dati non si estende al contenuto e lascia del tutto impregiudicati i diritti esistenti sul contenuto. Facciamo un esempio pratico. Io ho il mio ufficio stampa, voglio costruire una banca dati delle fotografie che ho fatto, delle fotografie che magari ho anche utilizzato. Bene, il diritto sulle singole fotografie, sui singoli contenuti, non viene in alcun modo pregiudicato o toccato dal fatto che io costruisca una banca dati organizzata di quelle fotografie, quindi è indipendente. Ancora altro esempio che ci permette di capire quanto le tutele siano indipendenti: se io voglio costruire una banca dati anche di contenuti che sono diventati in pubblico dominio, pensiamo a fotografie per cui sono cessati i diritti d'autore e i diritti connessi, pensiamo a libri e così via, e li aggrego in un mio database, comunque ho il diritto alla tutela del database, non delle singole opere che possono essere liberamente utilizzate perché su di esse sono cessati i diritti. E quindi quali sono i diritti che spettano? Questi diritti sono definiti diritti sui generis, e sono sostanzialmente quelli di riprodurre, tradurre o adattare la banca dati. Però c'è anche il vero e proprio diritto sui generis, che è il diritto di vietare l'estrazione del database o di parte sostanziale del database stesso. Questo perché si premia, in questo caso, non la creatività,
Se la banca dati è creativa nella sua costruzione, allora è tutelata anche come un'opera di ingegno. Se non è creativa, se per semplificare è meramente compilativa, allora io invece ho comunque la tutela come diritto sui generis. Infatti, dobbiamo andare anche a vedere a chi spetti questo diritto. E questo diritto spetta a chi fa gli investimenti per la costituzione della banca dati. Per cui potrebbe essere la pubblica amministrazione oppure potrebbe essere il privato. Attenzione che anche in questo caso, quando la pubblica amministrazione sta negoziando l'acquisizione o la creazione di una banca di dati, è molto importante che non si consideri solo la parte del diritto d'autore, ma anche la parte relativa al diritto sui generis e al diritto quindi che spetta al costitutore della banca dati. E perché mi è capitato di gestire anche delle controversie proprio legate a questo, legate al soggetto esterno che magari aveva svolto un'attività per l'ente e poi pretendeva di far valere il proprio diritto quale costitutore della banca dati e invece ovviamente il diritto in questo caso spetta all'ente perché aveva effettuato gli investimenti per la costituzione della banca dati, ma è sempre meglio prevenire le controversie se io inserisco nel bando e nel contratto anche la titolarità della banca dati, elimino il problema alla radice e quindi non ci sono problemi, o meglio, in generale si evita la possibilità di controversie per il futuro. Come vi dicevo prima, questo è, scusate, ho anticipato la slide, a volte ci lasciamo un po' trascinare dall'entusiasmo della presentazione, e questo è il diritto sui generis, è il diritto di vietare l'estrazione o il rimpiego della totalità o di una parte sostanziale della banca dati. Cos'è la parte sostanziale? Beh, dipende naturalmente caso per caso, ma è molto importante aver presente questo aspetto. Perché? Perché non bisogna fare l'errore di pensare che se c'è riprendo un attimo l'esemplificazione che facevo prima, se c'è un database che ha al suo interno esclusivamente opere non protette, vuoi perché magari è scaduto i termini di protezione del diritto d'autore, vuoi perché magari sono state rilasciate in pubblico dominio, ecco, se c'è questa banca dati, io comunque, no, io ente pubblico privato, non posso appropriarmene. Perché? Perché c'è anche l'articolo 102 bis da tenere da conto, perché c'è il diritto del costitutore della banca dati, quindi è colui che ha messo mezzi, fatica, energia, ore di lavoro uomo e così via per costruire quell'aggregazione organizzata che quindi consente di accedere più facilmente e consente di utilizzare più facilmente anche quelle opere che potrebbero in ipotesi non essere più protette dal diritto d'autore. Quindi dobbiamo tenere presente anche questo aspetto, anche perché questo aspetto viene spesso misconosciuto, anche se viviamo immersi dai dati, in realtà la disciplina dei database viene spesso ignorata e quindi è assolutamente importante parlarne, anche perché pensate che banalmente qualunque sito o parte di sito web della pubblica amministrazione è una porzione di un database, è l'esposizione di un database e quindi questa tutela è particolarmente utile da conoscere. Allora, continuiamo a questo punto, una volta finita la parte della premessa generale, io direi che invece possiamo affrontare gli aspetti più specifici legati
alla comunicazione, legati all'informazione. Naturalmente non è questa la sede per andare ad approfondire le singole differenze che soprattutto chi si occupa di comunicazione della PA conosce bene, ma parliamo soprattutto di come muoversi nell'ambito dei social media e come evitare i maggiori problemi e eliminare le maggiori criticità. Allora, primo punto. Ed è davvero molto importante, il collega lo accennava prima all'inizio un po' di sfuggita. Qual è la bugia che diciamo più spesso online? La bugia che diciamo più spesso online, di cui tutti siamo colpevoli, è quella: io accetto i termini e le condizioni di servizio. Nessuno mai legge i termini e le condizioni di servizio, sia che stia iscrivendomi a un nuovo social, sia ancora meno quando mi arriva la mail che mi dice abbiamo aggiornato le condizioni di servizio. Non lo fa mai nessuno. E invece è fondamentale, ma non lo fa mai nessuno, anche perché le condizioni di servizio sono pletoriche, lunghe, il più delle volte sono assolutamente lunghe, assolutamente pletoriche, complesse, co distribuite in diversi documenti, che davvero andare a trovarne la parte essenziale, quella che alla fine ci riguarda, è molto difficile. Proprio questi giorni stavo andando a vedere le rinnovate condizioni di contratto di Facebook, vi assicuro che è difficile non perdersi, perché sono documenti stratificati, lunghi, complessi e molto spesso sono tra l'altro legati a un sistema giuridico che non è quello italiano o quello europeo. E invece è fondamentale andare a individuare almeno le norme rilevanti, sia perché comunque le pubbliche amministrazioni sono presenti sui social, sia perché dobbiamo sapere quale conseguenze comporta il condividere le opere dell'ingegno nelle varie piattaforme. Questo è assolutamente fondamentale. E quindi ecco, insomma, questa vignetta ci dice tutto, ma aggiungo un altro dettaglio. Se dovessimo davvero leggere le condizioni delle piattaforme, faremmo solo quello in tutta la vita e probabilmente non ci basterebbe una sola vita per leggerle tutte. Sono state fatte le statistiche in ordine alla individuazione di quanto tempo ci porterebbe via. Quindi, almeno facciamo però lo sforzo di trovare le parti che ci interessano, e questo è il punto più rilevante. E quindi, se noi prendiamo per esempio le condizioni d'uso di Facebook, noi cosa dobbiamo andare a vedere? Dobbiamo andare a vedere in particolare la parte relativa al diritto d'autore, perché di questo stiamo parlando. E Facebook, poi vedremo subito dopo YouTube, Instagram e TikTok, hanno un meccanismo analogo. Primo punto è che io devo non solo devo essere titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui contenuti che creo e che condivido, e quindi Facebook mi scarica, tra virgolette, le responsabilità in ordine all'accertamento della titolarità delle opere dell'ingegno che carico in piattaforma. Primo punto. Ma secondo punto, c'è la concessione quasi automatica, anzi automatica, prevista da tutte queste condizioni d'uso, di una licenza alla piattaforma. Quindi una licenza che tra l'altro è una licenza non esclusiva, una licenza trasferibile, sublicenziabile, che è valida in tutto il mondo per l'utilizzo delle opere. E questo è molto importante da sapere, questo effetto che ormai sembra trasparente, sembra scontato, in realtà è assolutamente fondamentale, è un elemento da tenere presente anche e soprattutto per evitare
evitare responsabilità in ordine a delle non corrette pubblicazioni. Perché? Perché nel momento in cui ormai è automatico, ci viene automatico, ma nel momento in cui l'ente condivide un contenuto di cui non ha i diritti per dare la licenza, sta inducendo anche gli altri soggetti al fatto, sta inducendo, diciamo, l'affidamento negli altri soggetti, affinché questo contenuto possa essere condiviso, pubblicato e così via sulla base della licenza di Facebook. Ma la licenza di Facebook da sola non basta, ci vuole a monte la titolarità dei diritti. Altrettanto dice Twitter, è la stessa cosa, vedete, addirittura le parole sono praticamente uguali. Licenza mondiale, non esclusiva, di usare, copiare, riprodurre, trasmettere, eccetera, eccetera. Addirittura in qualsiasi tipo di supporto, sistemi di distribuzione, noti o sviluppati in futuro, quindi addirittura non si limita alla piattaforma, e tra l'altro ha la possibilità di farli utilizzare anche servizi aggiuntivi, quindi abbiamo anche ulteriori elementi di sfruttamento, tra virgolette, delle opere dell'ingegno che noi pubblichiamo. Tra l'altro, addirittura qui c'è anche un rapporto sinallagmatico, perché nei termini di servizio si dice che tu acconsenti che il tuo utilizzo dei servizi costituisce una remunerazione sufficiente per i contenuti e la concessione dei diritti. Quindi alla fine c'è una vera e propria licenza, sostanzialmente anche a titolo oneroso, anche se su si parla di privati royalties. In realtà c'è una remunerazione che è l'utilizzo della piattaforma stessa. Anche Instagram ha delle condizioni analoghe. Tenete presente che, peraltro, a partire dal 20 agosto di quest'anno, anche se voi trovate ancora le condizioni di piattaforma di Instagram, in realtà sono tutte confluite nel calderone, tra virgolette, delle condizioni di Facebook. Quindi voi dovete andare a vedere tutte le condizioni di Facebook, che vi assicuro sono una lettura che vi intratterrà per giorni e giorni, e comunque non è assolutamente facile da porre in essere. E chiudiamo questa analisi delle licenze con TikTok. TikTok, non abbiamo trovato, forse una nostra mancanza, le condizioni in italiano, ma probabilmente non sono state tradotte, ma il contenuto è analogo. Allora, intanto i contenuti dell'utente sono ovviamente, io devo accertarmi che quei contenuti siano licenziabili per parte mia, quindi io ne possa disporre liberamente o rientri in qualcuna delle eccezioni che abbiamo visto prima. Ma dal punto di vista della licenza a TikTok è esattamente la stessa cosa. Quindi c'è una licenza, al solito, una licenza non condizionata, trasferibile, irrevocabile, eccetera, 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 all'utilizzo dell'opera, per cui una licenza assolutamente ampia. Tra l'altro, il fatto peculiare di TikTok è che la licenza copre anche il nome utente, l'immagine, la voce e la possibilità di identificarti quale fonte del contenuto. Quindi c'è anche una licenza che riguarda l'immagine. In realtà l'immagine ha una disciplina particolare che non è solo quella del diritto d'autore, ma è anche quella del diritto vero e proprio all'immagine, che è contenuto nell'articolo 10 della legge, del nostro codice civile, e per di più c'è anche tutta la parte che, ovviamente oggi parliamo di diritto d'autore, non ne parleremo,
collegata alla protezione dei dati personali, cioè alle immagini e ai video o anche alle voci che costituiscono dati personali in quanto riferiti a una persona fisica identificata o identificabile. Se noi parlando di termini di servizio, scherzosamente possiamo prendere per esempio la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ci indica espressamente come possano essere utilizzati i contenuti e in questo caso si è scelta una licenza assolutamente libera, la CC BY 3.0, quindi è sufficiente solo l'attribuzione anche per le opere dell'ingegno, quindi testi, immagini, fotografie e video, laddove non sia diversamente disposto. Tra l'altro c'è indicata la licenza e poi c'è anche la spiegazione in estrema sintesi di che cosa voglia dire questa licenza. Vuol dire che i contenuti del sito sono liberamente distribuibili e riutilizzabili a patto che sia citata la fonte e anche, se possibile, l'indirizzo web della pagina originale. Io cedo la parola al collega per la prosecuzione della trattazione. Eccomi di nuovo, scusate, solo il cambio della piattaforma. Abbiamo visto un po' di condizioni d'uso, perché ci interessano? Perché quando le pubbliche amministrazioni decidono di valersi di uno strumento come quello fornito dai social network, devono anche capire che quando attivano un account o aprono una pagina istituzionale, stanno sostanzialmente sottoscrivendo un contratto con il titolare della piattaforma e quindi volta per volta individuata. Per quanto riguarda la comunicazione sul web e sui social media e la privacy, abbiamo una marea di problemi o profili problematici che possono venire in questione. Non avremmo tempo di affrontare il discorso sulla privacy, ma vi faccio, perché ne abbiamo già parlato, ma vi richiamo soltanto il fatto che la Commissione europea sta studiando, in questo momento sono in fase di consultazione, le clausole contrattuali standard, che sono lo strumento attualmente utilizzato per il trasferimento transfrontaliero dei dati personali verso gli Stati Uniti, dopo che la Corte di giustizia europea lo scorso 16 luglio ha dichiarato invalido la decisione di adeguatezza cosiddetta Privacy Shield, quindi siamo un po' tornati indietro per quanto riguarda le garanzie nel trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti. Considerate che tutte queste piattaforme di cui abbiamo parlato hanno sede negli Stati Uniti e quindi comportano, nella maggior parte dei casi, il trasferimento verso gli Stati Uniti di dati personali di cui le pubbliche amministrazioni che rappresentiamo magari possono essere titolari. Ma per quanto riguarda gli altri aspetti e le comunicazioni attraverso non solo i social network, ma anche attraverso i siti web istituzionali, una grande importanza deve essere data alle cosiddette social media policy, cioè le, diciamo, condizioni di utilizzo delle piattaforme social da parte della pubblica amministrazione che possono avere diversi destinatari, a seconda dei destinatari che hanno queste condizioni, vengono definite social media policy interne o social media policy esterne. Le social media policy interne sono rivolte a diciamo i dipendenti della pubblica amministrazione e disciplinano alcuni aspetti, ad esempio quali sono i contenuti pubblicabili, come quali siano la terminologia da utilizzare, quali siano i contenuti da pubblicare. Sono una sorta di vademecum interno molto utile per i dipendenti della pubblica amministrazione e riguardano ovviamente anche le modalità di comunicazione all'interno della pubblica amministrazione. Consideriamo che per quanto riguarda la comunicazione nella pubblica amministrazione,
abbiamo alcuni aspetti che sono contenuti nel codice di comportamento che disciplinano le modalità attraverso le quali il dipendente pubblico si interfaccia con il pubblico, quindi con l'utente, con il cittadino o comunque con chiunque si rivolga alla pubblica amministrazione. E così come l'edificio fisico della pubblica amministrazione è importante, farò il richiamo all'edificio fisico anche un'altra volta, parlando di accessibilità, così come l'edificio fisico è importante in una pubblica amministrazione, oggi che la sede istituzionale è anche online, visto che sapete che con il decreto semplificazioni sono state introdotte numerosissime e importanti rivoluzioni nell'offerta dei servizi online da parte delle pubbliche amministrazioni, con un switch off che partirà il 28 febbraio dell'anno prossimo. Quindi sono tantissime le novità e vedrete che interesseranno, ad esempio, anche la partenza effettiva del sistema Pago PA, più tutta una serie di ulteriori servizi che dovranno essere offerti necessariamente online. Abbiamo delle modifiche al sistema della ANPR, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, tutta una serie di ulteriori profili che oggi non è possibile affrontare proprio per l'oggetto e il tempo a disposizione. Per quanto riguarda invece l'oggetto a disposizione, è importante osservare che per quanto riguarda le social media policy interne, facendo un riferimento con il codice di comportamento, vedremo che ci sono anche delle linee guida che arrivano dall'Autorità Nazionale Anticorruzione che fanno un espresso riferimento alla necessità di disciplinare alcuni aspetti della comunicazione pubblica all'interno delle social media policy. Consideriamo che è disciplinato dal codice di comportamento anche la modalità di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e quindi anche il modo di esprimersi sui social network è importante. E vi dicevo, così come è importante l'edificio pubblico al quale si rivolga la pubblica amministrazione, al quale si rivolga il cittadino o comunque l'utente, è importante allo stesso modo l'edificio digitale, l'edificio telematico, la piattaforma, il sito istituzionale, ma anche il profilo social istituzionale, perché anche quello è uno degli aspetti fondamentali del moderno vivere nell'amministrazione digitale. Per quanto riguarda poi la social media policy interna, abbiamo una chiara identificazione di quelli che sono gli account social, gli account istituzionali, i contatti per ottenere delle informazioni, ottenere dei chiarimenti, ottenere magari delle rettifiche a determinati contenuti che siano stati diffusi attraverso il social network. E poi sono contenute anche le regole di ingaggio e i ruoli attribuiti all'interno della pubblica amministrazione nella gestione dei profili social. Sono pubblicate sul sito del Formez dei testi, l'ultima edizione su social media e pubblica amministrazione, dalla formazione ai consigli per l'uso, che rappresentano un consiglio importante e una guida utile per la redazione delle nostre social media policy. Tra le informazioni che andremo a inserire all'interno delle social media policy ci potrebbero essere anche quelle relative quindi alla gestione dei diritti d'autore e quindi vedremo come nella conclusione di questa giornata quelle che sono un po' i miti da sfatare per quanto riguarda la gestione dei diritti d'autore online. Le social media policy quindi sono importanti perché dettano le regole di ingaggio sia all'interno che all'esterno della pubblica amministrazione nell'utilizzare questi strumenti social che non possono essere più affidati all'iniziativa estemporanea del singolo dipendente pubblico e anche il cittadino deve essere in grado di comprendere come utilizzare questo strumento e come interfacciarsi con questi strumenti. In particolare per quanto riguarda le social media policy interne, abbiamo detto, sono disciplinate a regolamentare, il rapporto tra l'organizzazione dell'ente e la gestione dei social media con delle regole interne
che vengono appunto date. Quali sono le indicazioni tipiche di una social media policy interna? Ad esempio, il modo, quindi la scelta anche dello strumento, del social, l'attenzione, la necessità di riservare una particolare attenzione alle condizioni d'uso del social quando viene attivata la piattaforma, le specifiche regole di gestione dei singoli strumenti e quindi anche in ipotesi anche il linguaggio da utilizzare, i contenuti da pubblicare. Ci sarà scritto poco sorprendentemente nelle social media policy anche quali sono i contenuti da non pubblicare, da evitare accuratamente di pubblicare. Ad esempio, sui social media non pubblicheremo mai dei contenuti che contengano dei dati personali che siano stati pubblicati nell'albo online, perché sapete, abbiamo delle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali del 2014 che ci spiegano bene come debbano essere gestite le diverse aree del sito istituzionale della pubblica amministrazione e quindi troveremo anche che non si possono rendere indicizzabili i contenuti pubblicati nella sezione albo online del sito istituzionale e a maggior ragione non si può creare una sezione archivio storico dell'albo online e a ulteriore maggior ragione non si possono ridiffondere quei contenuti sui social media, perché molto spesso si dice o si pensa, beh, tanto comunque è pubblicato online, l'ho pubblicato nell'albo online e quindi cosa cambia se lo pubblico anche sul profilo social? Beh, tra le regole dell'albo online vi è quella della deindicizzazione ai motori di ricerca e quindi i contenuti che noi andiamo a inserire nell'albo online non dovrebbero essere ricercabili attraverso i motori di ricerca generalisti. Indicheremo anche nelle social media policy, abbiamo detto, il modo di gestire l'account, gli orari di ingaggio, le modalità di ingaggio, come rispondere anche agli utenti haters, perché voi sapete, all'interno di una pubblica amministrazione è abbastanza facile andare a scontrarsi con dei soggetti che siano dei troll o che vengano lì solo sul social solo per rompere le scatole, per usare un eufemismo, alla pubblica amministrazione e quindi al dipendente pubblico che sta svolgendo il suo lavoro. Importante poi gestire nelle social media policy interne anche le modalità per la scelta della licenza e quindi in ipotesi se noi abbiamo ottenuto una licenza ad utilizzare un determinato contenuto in una locandina da stampare per un determinato convegno, noi non abbiamo ottenuto qualsiasi diritto su quella determinata opera fotografica, ad esempio, e quindi non lo possiamo riutilizzare, ridiffondere a sé stante come per andare a coprire ad esempio altri eventi per i quali non abbiamo espressamente ottenuto licenza e ripubblicare, magari ripubblicare sul sito dove si dice che tutti i contenuti sono pubblicati con una licenza open. Quindi in sostanza noi otteniamo una licenza che ci consente di utilizzare una determinata immagine solo su una locandina di un convegno e noi ripubblichiamo quell'immagine in altre aree del sito istituzionale, dando per scontato, visto che la licenza l'abbiamo visto prima, va a ricomprendere, salvo ove non diversamente stabilito, tutti i contenuti del sito istituzionale, quindi sostanzialmente stiamo dando una licenza che non potremmo dare, non possiamo trasferire ad altri dei diritti che noi non abbiamo. Proprio perché quella licenza non ci consente di ridiffondere con la licenza che scegliamo noi, in sostanza noi possiamo scegliere la licenza sui contenuti di cui siamo titolari, sui contenuti di altri noi siamo necessariamente vincolati a quelli che sono le licenze, la concessione che ci è stata fatta su quel determinato contenuto. Importante anche, vi dicevo, il codice di comportamento, perché nel codice di comportamento, perché di recente l'ANAC nelle sue linee guida del febbraio di quest'anno ha linee guida ANAC sui codici di comportamento, quindi su quelli che sono i contenuti del codice di comportamento, si dice espressamente che visto il rilievo, quindi l'ANAC stesso, bontà sua, riconosce il rilievo assunto oggi nell'utilizzo dei social network da parte delle pubbliche amministrazioni,
devono, si dice, valutare di integrare questo ambito, cioè l'ambito del codice di comportamento, con il dovere di accedere ai social network nel rispetto delle regole interne, quindi nelle social media policy interne ci sarà un espresso richiamo al codice di comportamento. Si dice c'è cioè, con il dovere di accedere ai social network nel rispetto delle regole interne che dettano permessi e divieti di utilizzo delle piattaforme social. Il codice nazionale potrebbe essere altresì integrato, qua fa riferimento al DPR 62 del 2013, che come sapete è il codice nazionale, codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, secondo cui i destinatari del codice mantengono le funzionalità e il decoro negli ambienti, degli ambienti, utilizzano gli oggetti. Quindi sostanzialmente vi sta dicendo l'ANAC, guardate che quel profilo social è esattamente identico a un'aula, a una stanza dell'ente fisico, quindi viene trattato, deve essere trattato allo stesso modo, così come nell'ufficio pubblico dobbiamo mantenere un certo decoro, così come nei rapporti col pubblico dobbiamo mantenere un certo contegno, allo stesso modo non pensiate che il profilo social sia un qualcosa di avulso, di estraneo a questo codice di comportamento. Stessa cosa vi dicevo, vale con riferimento ai profili di accessibilità. Attenzione in particolare all'articolo 4 della legge 4 del 2004, che è la cosiddetta legge stanca, che è stata anche recentemente modificata dal decreto legge 76, se non vado errando, del 2020, cioè il decreto semplificazioni, che ha introdotto importanti modifiche, alcune che riguardano soggetti privati con un fatturato annuo di oltre 500 milioni di euro, ma ci sono altri profili che riguardano le pubbliche amministrazioni. Quindi vi dicevo, poiché il sito istituzionale o il profilo social deve essere equiparato all'edificio fisico della pubblica amministrazione. Così come nell'edificio fisico noi abbiamo le rampe che non ostacolano l'accesso a chi non abbia la possibilità di deambulare autonomamente senza l'ausilio di, ad esempio, di una sedia a rotelle, allo stesso modo sul sito istituzionale noi dobbiamo predisporre tutti quegli strumenti che non impediscano, non limitino l'accesso a soggetti che abbiano E anche necessità. alle app mobili. E così come, e questo vale, come mi suggerisce il collega, anche per le applicazioni mobili. Abbiamo una esperienza in queste ultime settimane sia con l'app IO, che ovviamente non è magari nella vostra possibilità di gestire, ma anche in altre applicazioni. Pensate all'app Immuni, pensate all'applicazione IO, come vi dicevo appunto. Quindi attenzione alla comunicazione improvvisata, perché si rischia di finire in acqua. E attenzione alla comunicazione sbagliata, perché potrebbe anche rappresentare un motivo di licenziamento. Se il pubblico dipendente, pur utilizzando il suo profilo social privato, fa delle esternazioni che evidenziano una amministrazione non particolarmente non rappresentata in un modo lusinghiero, o quantomeno la rappresenta in un modo assolutamente negativo, parlando magari dei dirigenti sui social network, questo può avere delle ripercussioni anche in ambito lavorativo. Stessa cosa sull'utilizzo dei profili social istituzionali. Ovviamente non sono profili social personali, e quindi il dipendente pubblico non potrà andare a pubblicare le foto del primo dentino del figlio, perché quello è un profilo istituzionale pubblico, non è un profilo privato del dipendente che gestisca quel profilo social. Poi vi dicevo, ci sono le social media policy esterne, in cui vengono esternate, ad esempio, qual è l'ufficio che si occupa di gestire quel profilo social, quali sono le finalità nella comunicazione o nello fornire ausilio ai cittadini, il tipo di contenuti che vengono pubblicati, i comportamenti che sono consentiti, come ci si comporterà di fronte all'utente che
violi queste regole, quindi bloccandolo o non rispondendogli o oscurandone il testo nel caso in cui sia ad esempio diffamatorio o offensivo o discriminatorio, O violi i diritti di o terzi. violi i diritti di terzi, quindi venga pubblicato, venga sporcato il profilo social istituzionale per altro genere di attività che sono estranee a quelle istituzionali, e poi ovviamente i contatti dell'ente, quindi l'indirizzo e il sito internet istituzionale. Ci accingiamo alla conclusione, abbiamo anche una social media policy pubblicata sul sito dell'AGI, ci accingiamo alla conclusione, ma io qua passerei la parola al collega, e quindi vi saluto, resterò ovviamente qua per le eventuali domande, abbiamo qualche minuto, cedo la parola per l'ultima slide. Andiamo a vedere quelli che sono i miti e le leggende che ruotano attorno al mondo del diritto d'autore online. Allora, chiudiamo questa veloce carrellata parlando proprio di alcuni miti e leggende, poi magari ne vedremo anche altri nel corso della sessione legata alle domande. Abbiamo voluto concentrare proprio i più tipici miti e leggende in tema di diritto d'autore che ci capita, con cui ci confrontiamo molto spesso nella nostra pratica professionale, addirittura a volte anche a giudizio, e il primo è quello legato alle fotografie. Le fotografie sono regolate da una duplice disciplina. Le fotografie, opera dell'ingegno, sono a tutti gli effetti opere protette in pieno. Le mere fotografie, cioè le fotografie che non hanno un apporto creativo, sono comunque titolate e sono comunque tutelate da un diritto connesso che però ha una durata molto inferiore, 20 anni, e prevede che ci sia l'indicazione dell'autore. Però da questo deriva il primo mito: le fotografie senza indicazione dell'autore sono liberamente utilizzabili. No, no, perché in primo luogo dovremmo essere in grado di distinguere se siano opere dell'ingegno o meno, e questo il più delle volte lo stabilisce il giudice. Certo, la fotografia di Tizio che regge la Torre di Pisa difficilmente assurge al criterio di opera dell'ingegno, ma mai dire mai. Quindi attenzione che anche laddove non ci sia alcuna indicazione, se si tratta di un'opera dell'ingegno, vale il criterio generale che non è utilizzabile se non all'interno, per esempio, delle regole dei social, cioè se io trovo una fotografia su Facebook, su Twitter e così via, la posso utilizzare nei limiti in cui la piattaforma mi consente di utilizzarla e quindi non al di fuori. Altro punto, i testi senza indicazione di copyright possono essere copiati integralmente. Allora, anche questo lo sentiamo dire molto spesso. Anche qui, primo luogo, il diritto d'autore, per come è regolato in Italia e in Europa, non ha alcun bisogno di bollini o di indicazione. Quindi, se un testo è un'opera dell'ingegno, è protetto. Punto. Fine del discorso. Quindi, se è un'opera dell'ingegno, lo devo prendere come tale, per cui non lo posso copiare, riprodurre, eccetera, eccetera, eccetera. Diverso è se non è un'opera dell'ingegno. Una delibera, una determina, al di là del fatto che si applica l'articolo 52, oppure delle condizioni di piattaforma, possono non essere delle opere dell'ingegno, ma in determinati casi potrebbero esserle. In ogni caso, attenzione, perché c'è anche il profilo legato ai database. Quindi attenzione che comunque un'attività che io non posso fare è un'estrazione massiva, perché quella può costituire un'estrazione di una base dell'integrità della parte sostanziale di un database, e quindi viola un altro diritto, il diritto sui generis. Altro mito: i contenuti Creative Commons sono utilizzabili senza alcun limite. Assolutamente no. Io devo rispettare quelle poche regole che sono individuate nelle licenze Creative Commons, quindi devo andare a vedere quale licenza Creative Commons è stata utilizzata e rispettarla.
Se è una licenza restrittiva, pensiamo per esempio alla licenza ND, non derivative, che mi impedisce di creare opere derivate, io non posso, per esempio, utilizzarla, che so, facciamo un esempio pratico per capirci meglio. Abbiamo reperito una musica Creative Commons, la vogliamo utilizzare per un video promozionale dell'ente, e quindi inserirla all'interno di un video come colonna sonora, di una parte del video. Se la musica è rilasciata con licenza Creative Commons non derivative, questa attività non è possibile, non è lecita, quindi devo eventualmente andare a contrattarla con il titolare dei diritti. Ultimo mito che ho già sfatato in precedenza, quando parlavo dei diritti degli interpreti e degli esecutori, anche una musica di pubblico dominio può non essere utilizzabile perché? Perché magari non è ancora scaduto il diritto degli interpreti e degli esecutori. Quindi dobbiamo considerare, per chiudere, in sintesi sempre tutti i diritti, il diritto d'autore, i diritti connessi, il diritto all'immagine e anche leggerci le condizioni di contratto della piattaforma. Quindi è un ragionamento, diciamo, sono degli adempimenti piuttosto complessi, certamente non semplici, ma in ogni caso l'importante è considerare ed avere il massimo rispetto delle opere dell'ingegno e sapere che le conseguenze di una violazione possono essere anche gravi. Io ho concluso, non so se il collega ha qualcosa da aggiungere, direi che abbiamo qualche minuto, per le domande, per rispondere alle domande. Allora, procediamo leggendo le domande e rispondiamo, vediamo se riusciamo a rispondere a tutte, No, altrimenti. dice che ci inviano le domande. Ecco, non rispondiamo alle domande, scusate, io non ho l'audio, quindi non posso Non sapere. stiamo Non posso. parlando. Eccoci. Eccoci. Ecco, avvocato. Sì, se volete cominciare a rispondere alle domande, Se abbiamo gli vogliamo ultimi 5 cominciare minuti. possiamo. Sì. Benissimo. Allora, perfetto. Potete cominciare. Allora, torniamo, abbiamo 5 minuti per rispondere alle domande. No, possiamo iniziare a rispondere, poi quelle che non Ecco, esatto. riusciamo. Nel caso in cui un ente pubblico abbia copiato intere parti scritte o parti strutture di un sito web di un altro ente pubblico, si possono chiedere i danni? Beh, allora, intanto c'è l'articolo 52 del codice amministrazione digitale, per cui se non è indicata un'espressa licenza, quelli sono dati di tipo aperto, per cui sono riutilizzabili. Secondo punto. Quello che dicevo prima, tra l'altro bisogna andare a vedere se i singoli testi siano o meno protetti dal diritto d'autore, perché se non sono protetti la loro copia potrebbe essere lecito, perlomeno non illecita dal punto di vista del diritto d'autore. Rimane il residuo a quello che ho appena detto, cioè la parte relativa al database right. Però certamente sarebbe un database non creativo e c'è il diritto di vietare l'estrazione di parte sostanziale, ma io non l'ho mai visto esercitare da questo punto di vista. E francamente, soprattutto nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione tra gli enti, io più che altro segnalerei il fatto e lo risolverei appunto nell'ambito Collaborazione. della leale collaborazione. Allora, siccome un software non è un prodotto fatto e finito, ma può essere soggetto ad ulteriori futuri sviluppi, i diritti patrimoniali sono sempre comunque dell'ente oppure c'è la possibilità da parte dell'ente di riconoscere al dipendente qualche diritto patrimoniale? Allora, l'articolo 12 bis ammette il patto contrario, lo 12 bis della legge sul diritto d'autore. Ammette il patto contrario, per cui è sempre possibile. Naturalmente bisogna vedere se concretamente quell'apporto sia effettivamente monetizzabile. Tenderei a non esclu a, diciamo, tenderei a escludere la complicazione di riconoscere i diritti al dipendente, semmai riconoscergli un compenso in più, ma in ogni caso teoricamente è possibile, cioè l'articolo 12 bis può essere derogato.
Se si cita il riferimento da dove viene preso, quindi se io cito il riferimento a un contenuto, rendo lecita la citazione? No, nel senso che la citazione riguarda parti o brani di opera per finalità di critica o discussione, articolo 70 della legge sul diritto d'autore, per cui se io ricopio l'integrale anche mettendo il link, sto comunque ponendo in essere una violazione, a meno che non rientri in una delle altre utilizzazioni consentite, o a meno che non sia un contenuto sui social e io mi sto muovendo all'interno diciamo, dell'ambito della licenza che è consentita dalla piattaforma social. Quindi il mero link non salva a meno che non sia un contenuto Creative Commons, e allora sto Creative Commons by, per esempio, allora sto espressamente rispettando la licenza. Se chiediamo agli utenti di Facebook o Instagram di inviarci i loro scatti usando un particolare hashtag, possiamo poi pubblicare quelle foto citando il nome della persona che le inviate? Per gli scatti Nintendo selfie, foto di un giardino, edificio, eccetera, eccetera. Sarebbe molto meglio esplicitare una licenza, perché il mero invio con un particolare hashtag è regolato solo dalla licenza della piattaforma. E quindi se io lo volessi utilizzare al di fuori della piattaforma, quasi sicuramente non lo potrei fare. Quindi diciamo che sarebbe molto meglio magari indicare nella social media policy che i contenuti inviati, salvo diverso accordo, potranno considerarsi licenziati, eccetera, eccetera, oppure fare un accordo ad hoc. Attenzione che ovviamente se si parla di foto di un giardino o un edificio, mo facciamo molta attenzione a un altro aspetto, cioè all'interferenza illecita nella vita privata, cioè che non sia un privato domicilio, perché allora sarebbe un grande problema. Direi che abbiamo finito il tempo, quindi le altre risposte le faremo in differita e chiedo, ecco, vi ringrazio nuovamente per l'attenzione e cedo di nuovo la parola a chi deve chiudere. Io non sento, Ecco, quindi. perfetto. Allora io ringrazio i docenti, gli avvocati Gallus e l'avvocato Micozzi per l'interessantissimo webinar. Tra l'altro, se avete avuto modo di leggere la chat, abbiamo visto i partecipanti estremamente interessati. Le domande a cui i docenti non sono riusciti a rispondere, le risposte a queste domande le troverete nel gruppo sul network OT11 e OT2. Io vi do appuntamento per l'ultimo webinar di questo ciclo, per il 17 dicembre, sempre alle ore 12, e auguro a tutti una buona giornata. Buongiorno a tutti, arrivederci. Arrivederci.